Signor Questore, hanno cercato di ucciderci. Ma veramente, Questore, è lì? Non potete scambiarvi il piacere? Chi ha cercato di uccidervi? Un signore, una persona molto distinta, molto... Non glielo dire adesso il nome, perché sennò succede come quel fatto dei dischi volanti, che uno dice cose e nessuno gli crede. Prima gli dobbiamo spiegare bene il fatto, sì. Poi dopo gli diciamo il nome. Avanti, dall'inizio. Proprio... Sì, dall'inizio. Allora, quando io ho finito l'asilo, mia madre ha detto, questo ragazzo... Ma cosa sta dicendo? L'inizio della storia. Ah, ho capito. Allora, cioè, momentaneamente. Sì, adesso. Allora, momentaneamente. No, aspetta, io lo dico io, se no lui abbia troppa larga. Dunque, deve sapere che noi stavamo sulle tracce di coso, no? Come si chiama? Ce l'ho qui sulla punta della lingua. Francobollo. Sì, pure quello è uno che si appiccica, eh? Ammappalo. Allora, come quello c'ha presente coleante. Ah! Armadio. Il falsario. Sì, a ridaglie col falsario. Se te gli dici falsario, questo qui si imbroglia. Guarda un po', guarda la faglia. Non mi stia attento, ma guardi. Ermiardo gliel'ho dato io. Gliel'ho dato io, se vuol dire che era mio, cioè, se vuol dire, però non l'ho preso proprio. L'ho preso io in questura che mi ha dato Tanallo, un collega mio. Capito? Anche la cocaina. Ah, ridai io. Unetto. Cocaina? Unetto. Del resto a Roma si usa così. Cosa potevamo fare? Mandare Tarallo in galera 2 anni? Mi sembra esagerazione, scusi. Bravo, bravo. Io le vorrei segnalare quest'ottimo elemento. Non so se andiamo avanti. A questo punto entra in ballo la vecchietta del panettone. Sporcacciona? Sì, alla rapona. Stava sempre... Infatti, chi ti abbiamo visto nell'appartamento di fronte? O lo spagnolo? Stava in situazione veramente dangerous, anche se a rapation, ma very dangerous, infatti ci è rimasto secco. Morto? E come muore? Morto. È morto bene. Una bella morte così. Faceva, come ha fatto adesso lei? Poi c'è tu la... Soffocata. Un abboccamento. Sì. È rimasto sotto i ferri, come si dice. E poi? Allora dopo è arrivata la telefonata da un'altra casa, una certa... come si chiama, ce l'ho qui sulla punta della lingua, Francobollo, a ridagli un altro francobollo, ma che sembra una collezione. E come si chiama la spagnola lì, un'altra spagnola, Concepción, no? L'altra canza. Allora noi che facciamo? Prendiamo il cadavere morto e ce ne andiamo al bagno turco e lì incontriamo quel signore di cui noi non possiamo dire il nome. Allora ci mettiamo sulle tracce di questo signore e andiamo alla villa sua. Che villa! Da vedere tutte le cose, ce cioè, ne sono pure i cani, lui ciccia fortissimo e fa sì, pazzo, quindi, quanto io vanno bene neanche a questo. Va bene, andiamo avanti, poi? E così ci hanno invitato, sono stati anche gentili. No, molto gentili. Abbiamo bevuto, tanto, mi è rimasto. E poi c'è un gran vuoto in testa, non mi ricordo più niente. Ve lo riempio io il vuoto. Siete finiti fuori strada e avete centrato in pieno la volante della polizia, disintegrandola. È vero, sì. Volevano ucciderci. Ecco come è andata. Vero. Che eravate ubriachi tutti e due, come lo siete adesso. Ecco qui. Bene. 82,5% di alcol etilico nel sangue. Un record. Sì, un record. Il massimo riscontrato qui in Lombardia da quando abbiamo istituito il palloncino. Palloncino, fa le palle. Conti, li porti fuori questi due. Vabbè, senta, signora, non si arrabbi. Non vuole che gli diciamo il nome di prima che non gli dovevamo nemmeno di... Detto da voi due non mi interessa. E invece noi glielo diciamo lo stesso. Commendator Rotelli. Commendator Rotelli. Sospesi dal servizio, fuori! Pure qui.